Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi faremo un make-up molto molto particolare, ma prima di tutto volevo dirvi che questo video è in collaborazione con il gruppo di Telegram, che vi metterò il link giù nell'info box, e per quest'oggi un make-up sarà ispirato, diciamo, a carnevale. Infatti già ho messo le orecchiette, ho messo il papillon qua bello luminoso con tutte le lucine e tutto. E ho già fatto la base, ho messo il primer sugli occhi e poi l'ho fissato come al solito con il mio ombretto. Ho fatto già la base perché adesso dobbiamo fare tutto il resto, quindi siccome diciamo, è un esperimento che sto facendo, forse è meglio farvi vedere già la base già fatta. Non ho cipriato, non ho fatto niente, ho soltanto messo il fondotinta e il correttore. Adesso iniziamo a fare il video vero e proprio e devo mettere una base, che adesso utilizzerò questa qui. Devo mettere questa base per fare le mie, diciamo, la mia luce sul viso. Ne utilizziamo pochissimo. Se non parlerò, mi dispiace, ma per me è una cosa nuova fare questo tipo di video, quindi sono un po' tipo un pochettino agitata, perché non sono abituata a farli. E quindi allora adesso andiamo a mettere, facciamo tipo dei punti luci, quindi facciamo questa qua. Facciamo questa parte di luce, poi sotto, diciamo, nel baffetto e qui sul mento. Quindi iniziamo. Allora, questi sono i punti luce che dobbiamo fare, perché allora sto facendo il gatto, ma si vede, l'avrete già visto l'avrete già letto nel titolo, e quindi sto facendo quelle parti un po' chiare per quanto riguarda il gatto. Lo sciogliamo. Io spero vi piaccia, sono molto molto nervosa. Allora, adesso dobbiamo fare una specie di contouring. Per fare il contouring io mi servirò di queste, che sono delle shade per quanto riguarda il fondotinta. Ovviamente sono molto molto scure e quindi proviamo, vediamo cosa riusciremo a fare per fare un po' di contouring. Utilizzerò questa un po' più scura. La prenderò leggera, leggera, leggera e vediamo di fare un contouring. Sempre se riesco ad aprirla. Allora, ecco qua. Io volevo utilizzare gli stick di Fenty Beauty, ma non lo trovo. Sono senza occhiali, non lo vedo e quindi va bene, amen. Utilizziamo questi, sempre... Ecco qua, ecco, questo è il colore. Ovviamente lo mettiamo poco alla volta e cerchiamo di sfumarlo. Allora, mi serve un pennello piccolino. Così lo faremo. Spostiamo i capelli. E poi sorridiamo, quindi facciamo il contouring, però poi lo portiamo fino allo zigomo, così. Adesso lo vado a sfumare subito perché non so la resa, quindi vedete? Non vi preoccupate se viene tipo un bel patocchio come questo, perché dopo lo sfumiamo ancora di più. Mi
Noi per adesso stiamo facendo una base in crema perché dopo l'andremo a fare in polvere. Adesso andiamo a incipriare il tutto e quindi io prenderò una cipria qualsiasi, anzi no, è stata richiesta una cipria bianca, quindi utilizziamo questa qui di Kiko perché è una cipria bianca ed è una cipria molto molto levigante e noi la andremo a mettere proprio nelle parti bianche, queste sotto l'occhio. Ecco, dopodiché mettiamo il resto della cipria nelle altre parti perché ovviamente essendo stiamo facendo un make-up particolare, quindi non possiamo mettere la cipria uguale dappertutto e quindi andremo a mettere la cipria. Tanto ora ci passerò farò di nuovo il contouring. Volevo soltanto incipriare il tutto per far sì che la base rimanga ottima. Ok. Andiamo a togliere l'eccesso. E adesso andiamo a prendere un ombretto per fare uno sculpting. Nel senso, prendiamo un ombretto tipo questo per fare il contouring. Quindi pennello da contouring. Adesso ovviamente adesso il contouring lo dobbiamo fare anche sul nasino. Lo andiamo a fare sul nasino e quindi prendiamo un pennello e proviamo a fare questo contouring sul naso, che è molto difficile. Allora, adesso mi concentro perché devo fare proprio una linea netta. E forse questo è un colore troppo chiaro per fare questa linea netta, perché devo fare il naso. Quindi vediamo di utilizzare la terra di Too Faced, che è un pochettino più scura e credo che sia ottima. Andremo a fare il contouring qui sul naso e lo portiamo fino all'apertura dell'occhio. Per questo ho già fatto la mia base, perché devo portare fino all'apertura dell'occhio. Quindi, vedete? Non considerate il mio naso che è storto. Andiamo a fare l'altro lato e torniamo subito. Adesso dobbiamo fare gli occhi, lasciamo così la base e andiamo a fare gli occhi. Io utilizzo la Neve Cosmetics, la Elegantissimi, e quindi andiamo a fare un make-up, diciamo sempre da gatta. E quindi vado a mettere questo ombrettino qua su tutto l'occhio, proprio vicino alla sfumatura che ho appena fatto. Lasciandola allungare da questo lato. Il papillon se ne va per caspiti suoi. Peccato che non c'è uno specchio, sennò
L'avrei messo in questa maniera. Allora, per sfumare i due colori metterò questo, scusate, questo qua, per sfumare i due colori. Per far sì che non ci sia uno stacco tra tutte e due. Mettiamo un ombretto scuro, io direi questo, vabbè, tra questo e questo, questi due, un mix di questi due proprio all'attaccatura. Iniziamo con quello chiaro e lo mettiamo proprio qui nella chiusura dell'occhio. Così faremo la. Allora, aspettate perché la devo fare più in alto. Io voglio questa parte così da gatto. Quindi, andiamo a fare anche da questo lato, proprio alla chiusura dell'occhio. Nel frattempo lo portiamo anche sotto. Aspettate che mi servo di questo specchietto perché sennò. Mi piace molto la palettina della Neve Cosmetics. Voi ce l'avete? Avete queste palettine oppure le snobbate come fanno alcune? A me ad esempio sono sempre piaciute, mi sono sempre trovata bene. Allora, adesso andiamo a mettere un po' di arancio. Direi di andare a mettere questo su tutto l'occhio, proprio come colore. Ovviamente io direi anche di mettere dei glitter. Non lo so, visto che ho anche il papillon. Che dite? Ce li mettiamo? Allora, questo di norma è super giù il make-up. Volevo un pochettino alzarlo, sinceramente. Allora, a me piace così tantissimo. Poi io volevo mettere, anzi no, dovevamo mettere anche la parte un po' più scura. E quindi andiamo a mettere l'ombretto questo qua più scuro, proprio una punta, una punta. Proprio all'attaccatura. Io direi di mettere volevo mettere o una cosa del genere o il glitter addirittura, aspetta. Volevo mettere tipo qualcosa di particolare. Tipo questi qua della Inglot. Non lo so. Proviamo. Mettiamoli così, proviamo. Chi lo sa? Vediamo se messi così già riusciamo ad applicarli bene. Io li volevo mettere solo. Proprio per far sì che, diciamo, è un gatto un po' più particolare.
E non quelle solite gatte morte. Buon intenditore, perché tanto l'abbiamo applicata così sopra l'ombretto. Meno male, non mi sono sporcate la base. Adesso andiamo a mettere la matita dentro l'occhio. Per non fare la matita, perché so che non mi dura, io volevo prendere l'eyeliner che avevo acquistato, ma voi lo vedrete poi. Io utilizzo un eyeliner perché a me la matita non dura per niente dentro l'occhio e quindi preferisco l'eyeliner. Allora, di norma dovrei mettere anche l'eyeliner qui su, sopra l'occhio. Ci proviamo. Per questo, se perderò tempo, ovviamente velocizziamo tutto. Ok. Allora, sinceramente non so fare la codina, quindi per paura che mi si sporchi tutto il make-up, non lo faccio, sinceramente, capitemi. Aspettate, devo allungare. Credo di averlo fatto bene, però non lo so. Adesso volevo mettere un po' di proprio una pizzicata di blush, proprio qui. Andiamo a mettere il mascara, pieghiamo le ciglia. Io non so veramente fare la riga dell'eyeliner perché non l'ho mai fatta e quindi ho paura che mi si sporca tutto il make-up, sinceramente, e poi ci rimango male. Io non metto ciglia finte perché ancora sto imparando e quindi lo metterò in una prossima occasione, come messo. Comunque ho provato a mettere le ciglia finte, quelle calamitate. Allora, andiamo a fare le labbra. Se trovo la matita, utilizzerò questa matita di Kiko. Allora, credo che farò la parte di sopra soltanto. Utilizzerò il rossetto, questo qui di Kiko. E nel frattempo farò anche noia. Adesso facciamo i baffetti. Devo sistemare però le labbra.
Allora, ragazzi, questo è il mio video, questa è l'interpretazione per quanto riguarda il gatto che ho appena fatto. Spero ovviamente che vi piaccia. Io ringrazio tantissimo le ragazze che hanno collaborato con me per questa collaborazione per quanto riguarda Telegram. Non lo so, sicuramente vedrete altri video per quanto riguarda questo gruppo perché ci piace molto collaborare insieme. Che dirvi, vi piace questa gatta? Oddio. Allora, adesso inizierò a fare i capelli tipo alla pazza e quindi non lo so, ditemi cosa ne pensate, scrivetemi un commentino qua sotto. Spero ovviamente che vi sia piaciuto questo make-up, è un po' particolare, quindi se vedete le parti velocizzate per non farvi annoiare per tutta la durata del video. E niente che dirvi, ragazzi e ragazze, se vi è piaciuto ovviamente mettete un pollice in su e sostenetemi come canale piccolino, perché il mio canale è piccolino. Io ringrazio tantissimo le ragazze che hanno collaborato e quindi cosa vi devo dire di più? Vi mando un grossissimo bacio e se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!